Se il gruppo di cittadini goriziani che abbiamo interrogato sulla riapertura al traffico della galleria Bombi, seppur in via sperimentale e a un unico senso di marcia, rappresenta un campione statisticamente attendibile, allora possiamo dire che la maggioranza è, a vario titolo, favorevole all'iniziativa dell'amministrazione comunale. Vuoi per velocizzare il collegamento fra due zone della città, vuoi per rivitalizzare anche in termini commerciali Piazza della Vittoria, vuoi per scongiurare insediamenti di migranti. Io sono d'accordo perché così aiuta anche i commercianti della zona e apre un varco per la piazza che invece bisogna fare tutto il giro. Può essere un inizio di un cambiamento, insomma, sicuramente ci sarà più movimento, ci saremo più visibili come negozi, ovviamente mancheranno sempre i parcheggi. Una cosa un po' brutta perché come si chiama i pedoni, la piazza come è stata fatta, come si chiama dopo, come la gente camminerà, devono fare come si chiama delle transenne, qualcosa. Sono d'accordo con il sindaco, mi va benissimo l'idea, era nata la galleria proprio per questo motivo qua, per mettere in contatto la parte dietro del Colle del Castello con il centro cittadino. Io penso non abbia molto senso, in quanto per le macchine è molto facile arrivare da una parte all'altra. Penso che sia utile, sicuramente utile, sì. Anche perché collegherebbe questa parte della città a quell'altra. La preferisco chiusa perché voglio una città che si giri a piedi. Sì, sono favorevole alla riapertura, sì, e allo sgombero dei clandestini. È una roba che non è stata studiata bene perché appena sono 1 o 2 mesi che Piazza Vittoria sta prendendo un po' di vita. Che senso ha? Che senso ha che qua camminano le macchine? Che sarebbe ora, così ci togliamo anche questo problema degli immigrati. D'accordissimo, perché la piazza penso che sia poco utilizzata e nel contempo crea un notevolissimo traffico per le strade laterali. Personalmente sono d'accordo, perché almeno così si evita questo bivaccare dei extracomunitari, eccetera.